State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. E in mezzo a tutto questo marasma, solo una persona può salvarci. E il chi nostro è? Presidente Giorgio Napolitano. In un paese devastato da 20 anni di governo di un nano sessuomane. Copa dell'Africa. Solo un uomo può salvare la nazione. Strappato dalla sua quotidianità. E non mi toccare l'orchidea bianca della Cina che mangazze pecci di Mao Zedong. Lui è il prescelto. Il prescelto. Il prescelto. E non mi cacato cazzo. Lui è Edward Mani di Forbice. Lui è Megli Pelé. Maradona e Megli Pelé. Lui è Giorgio Napolitano. Che bella cosa, una giornata sola. Che bella cosa, piandare a Pumarola. Che bella cosa, fare giardinaggio. Senza nessuno che mi faggia. Presidente, dobbiamo fare una telefonata al ciclista Mario Cipollini. Sa, doping. Mannaggia Maradona, e vabbò, è doping, lo chiamiamo. No, Presidente, subito, è stato trovato positivo, una tragedia per lo sport italiano. Ma io non capisco perché in questo paese, ogni volta che si parla di qualcosa di positivo, poi è sempre qualcosa di negativo, e dite subito negativo, che diavolo! Scusi, Presidente, ma se fosse negativo, allora sarebbe positivo, sì. Capisce? Positivo è negativo, giusto. E negativo è positivo! Mannaggia la miseria che non capisco, ma io tengo una certa età, voi mi cacato no! Con questi giri di parola, passatemi il telefono che mo a questo stronzolone gliene dico 4. Presidente, mi raccomando, ci vada piano. 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. Ma che c***o di numero tiene questa, la tabellina del 4? Sì, sì, eccolo io. Sentiamo, eh. Carissimo Mario Pollicino. Ma... sì, vabbè, Cipollino, Pollicino, è sempre lo stesso. Sentami a me, a nome di tutto il paese che ti fate per te, ha visto i tuoi sprint mozzafiate e le tue belle vittorie drogate, a nome per nome dell'italiano che hanno perso tempo a vedere a te quando invece potevano dare una botta alla moglie e una botta al cerchio, pure. Ma soprattutto a nome mio, che sono il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, di nome e di fatto, ti dica una cosa, che tu sei uno stronzolone, e se ti vedo ancora in giro con una bicicletta, nutricicle o un monopattino, ti do una spurtellata e poi vediamo se sei ancora un campione del mondo. Comunque, Cipollì, hai voluto la bicicletta e mo pedala. Bravo! Presidente, questa volta ha parlato da vero leader. Bravo! Ma perché le altre volte parlavo da fesso? Ma andate, andate che siete libero! Ma scusi, io sono in servizio, presidente. Dove vado? Affanculo! No! No! No!